si fa per la muflarella, che è un altro strumento. Ah. Si fa là, si fa già. E dopo fatto quello, si mette in fistone, si balla. Quindi non era solo il grandotto che faceva ballare? Il grandotto, tutte cose, il grandotto, carriamo le canne, c'è quel lavoro facile. Dopo fatto lavare, ballare. Ma perché una volta si era più contenti, o sembrava che si cantava? C'è stata più la contanda, più la greia, mentre oggi ci sta solamente la fanno da carreia e lo silenzio. Si parla poco, alla fanno da carreia sì. Sai come si chiama questo? Incomunicabilità, che parola difficile. Beh, forse non sai accentare. Ma comunque... Laggiù lo sei, ci sta, tutti i centelieri, io ne avevo 200. E mentre ieri, passa voi che avevo mai 30 mani che non sento meno. Ecco, si mangiava. Si mangia, si fa poi. La pezzi di un fuoco. Rupano a lui, che te ne dai rupano a lui? Dove è stato? Io sono un raccano per pagare rupano che conta con lui. Tira, sta a fare mentre lo finiamo qua. Io i nomi non li so proprio precisi, me li scordo. Di toppa. Di toppizza. Lo mallano, quel mallone. Ci si faceva i sacchi, vero? Quello mallone fosse lo tossuto per una bella. Dentro la veste poi le tupparelle. Ah, diverso. Un'altra diversa, che era più flow, più... Quando non era tanto forte. Quanto tempo ci voleva per fare un vestito completo? Oddio, la vernete e fornei la stagione a finire. L'hanno appresa da poi, si è mettata in tale. Mettei la tale e ti segno. Questo era un lavoro che facevano le donne più giovani. Le nonnine facevano ancora i petalini, come si chiamano, oppure no? Calzette, eh? Le vecchie, più vecchie, fa lei le top. E noi che saremmo più giovanate, fa la chiamano mallone. Che fosse sta articolo. Sta articolo qua. Si faceva il gazzotto, si faceva il petalino, si faceva le maglie, tutte cose a me. Le guante, no? Le guante. Ho fatto pure io la saccifinga. Tutte cose, c'è come ciocco vuole, di lana, di lana. Come costa? Li guante di lana, di capillo. L'altra sera, mi trovavo in un negozio, è arrivata una ragazza, dice voglio un paio di guanti di lana giallo porcino. Giallo porcino? Giallo porcino, pulcino, come un pulcinello. Giallo porcino. 12.000 lire, ma insomma, mica ci facevamo ancora in casa, no? Che ne mica, i quattro firre se li faccio. Ti comprai la lana e se li faccio, e sparagnai a metà. Ma oggi non si può più imparare. Ma non può imparare perché ti è un altro articolo da imparare. Oggi c'hanno la scuola. Ci sta la scuola, ma non so, ci sta la scuola, poi ci sta... Già, ma può fare cucina, non fa meno male, gli si crepa l'umoso. Gli se ne va lo rusciato. Gli se ne va, da poi non va bello più, non è bello. Prima no, da cura gli aga, mi fa niente. Tanto un bacio, va, te lo dai. Ci sta dicendo la mamma lo padre, non te li carbonieri, sta dicendo, va, certo, lo sposo. Allora, che potevi fare, guarda. Ma che ci potevi parlare, se tu non sei contenta, non ci potevi parlare. Ogni tanto zia la coce, guarda. E te la metti a fare lì, che vuoi fare? Lo scendere che era la laggia. Ma perché che esce di famiglia da me? Non sono libera, eh? Ma è libera, se ne va con le macchine, se ne va a Giren, non sai c'è poco fa. Fanno da poco fa? Fanno da poco fa, andagli velo. Questo oggi il mondo è così, no? Lo prendiamo per buono com'è. Ma è per forza, il mondo per indietro non si torna. Che io mi tengo le nipotamente e mi fa per lo stesso. Sì, no? Beh, quello per lo stesso fa. E ogni posto da ci fa cucina, perché quello c'è tu che metto. Ma che ne sei tu? Ma che ne sei tu? Non si dice. E che vuoi? E intanto si continua a filare. Penso che abbiamo detto un po' tutto di questa cosa, no? Cerchiamo un po' di ricordare se c'è qualcos'altro, già che ci siamo, adesso che c'è il fuoco ci si sta bene, Magari dopo ci ascolteranno tanti che avranno nostalgia di queste cose, chissà quante donne non più giovani ci ascolteranno, no? Ci vedranno questo servizio e diranno, pure io ci facevo, chissà quanti ricordi questa cosa. Anche perché adesso la sera si guarda la televisione, quindi quando una TV ti propina queste cose, ben vengano, no? Beh, grazie per tutto. Potresti chi piacere, vuoi fare una risetta.
Beh, certo che le ragazze più giovani sorrideranno magari. Se li farà la sera, si dice, guarda che con questo diaffolino, ma che ci avevi massa, andiamo alla canna, torna alla canna. Quando manca Santa si chiama. Non ne posava, perché non avesti mai, avesti le tre cose più, più belle, più non andrà sorta, dice di non andare a muoverne, ma... Comunque è brava a lavorare, se la caga molto bene, altro che... Magari non l'ho fatto. Ma non è... Da quanto tempo non lavorava più? Ah, oh, non sono lavorato più, questo sarà... Beh, sembra che 30 anni. Mi sento 30 anni, sono tanti. Quando mi sono sposata, ho trovato una cugnata e sono aiutata a fare pure la biancarella la cugnata che ci sono trovata tra la casa. Con questa. Mi sono fatta un matarezzo, mi sono fatta cane, mi sparo, e ci sono fatte. Ma dopo sono sposata qua. Il saccone dove si metteva la sfoglia grandotta? La sfoglia grandotta. No? Per dormire la luletta. Là poi chi poteva, se poi ci faceva il matarezzo di lena sul sabato, e che no, ormai all'uscente. Ormai. E si faceva tutta la roba di lena, tutta felì. Nanna di felì, l'hanno appresa, faceva quello che aveva da fare, l'upenna. La... Stagione per stagione andava il lavoro. Qui si aveva da coci, si aveva da mettere un'altra gallera, si aveva da mettere la cenere, l'acqua. E si faceva... Per ammorbidirla? Per picchiare era un po'. Dopo che avevi voluto, li portai in bacio in un fiume, li bella sbatte buono buono, se questo che richiede, si faceva i cannellucci, dopo i cannellucci mi avvia a testa. Se ti sai. Penso che abbiamo detto tutto, certo sono passati attraverso la nostra mente tante immagini, immagini che magari abbiamo visto, immagini che non abbiamo visto, che... Abbiamo sentito solo nei ricordi di tanta gente anziana. Ecco, e anche stasera quindi ci siamo ritrovati qui insieme con questa cortesissima signora che ci ha riproposto tutto questo. Naturalmente resteremo qui insieme con voi questa sera, parleremo anche di tante altre cose. Per intanto, ecco, con il fuso e la conocchia chiudiamo questo primo intervento, no? Che è stato molto simpatico, tra l'altro, ci ha riportato alla mente tante cosine, tante ragazze magari oggi, come abbiamo detto prima, sorrideranno, tante diranno, già pure io l'ho fatto. E così, modestamente, come sempre, TVN ripropone quel mondo che forse è perduto, forse no, chissà, staremo un po' a vedere.